Uccisa dall'ex marito davanti alla discoteca. Salzano, una donna è stata uccisa ieri sera dal marito a colpi di pistola all'uscita da una discoteca di Salzano, nel Veneziano. Sta donna, ammazzata dal marito. Perché il marito l'ha ammazzata? Perché il marito si sentiva solo come un cane. Pronto? Ecco qua, è una cialtroneria, non è solo l'articolo, ma anche questo testa di cazzo che sta qui rompendo le palle, perché è un testa di cazzo, è solo un testa di cazzo cattolico può fare queste cose. Una donna è stata uccisa, si sentiva solo come un cane. Cosa è successo in pratica? È successo che il Dio padrone ha avuto un'altra vittima. Lui doveva per forza sentirsi padrone della donna per esprimere che il Dio era padrone di se stesso. Per dire che il padrone, che il Dio era padrone di lui, lui doveva, per essere uguale al Dio padrone, doveva necessariamente esercitare il proprio essere padrone. Esercitava il proprio essere padrone sulla moglie. Ma siccome la moglie si è sottratta e l'ho mandato a quel paese, giustamente, perché probabilmente ne aveva le scatole piene, lui non ha trovato niente di meglio che riaffermare di essere ad immagine e somiglianza del Dio padrone e l'ha ammazzata. Se questo omicidio. Questo omicidio e questo modo di essere e questo modo di rapportarsi davanti alla vita è caratteristico dei cattolici. I cattolici possono agire in questo modo soltanto perché si identificano col Dio padrone e non hanno nessun'altra possibilità. Possono solo ed esclusivamente fare questo. E questo produce l'educazione cattolica, cioè l'educazione cattolica produce la tendenza all'omicidio. Ma andiamo ancora a vedere un'altra cosetta ancora, no? Cammina la statua della Madonna, Repubblica del 9 maggio 1999. Vibo Valentia. A Spilinga, nel Vibonese, si sta gridando al miracolo. La Madonna detta della Fontana, posto in una nicchia scavata in una grotta naturale, sarebbe stata vista uscire dalla sede e camminare. Adesso tutto il paese vi si reca in pellegrinaggio. Ai 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 ai, Paloma Bianca! Il problema è un altro. Il problema è che le visioni fanno parte della vita. L'alterazione della percezione fa parte della vita. Il contagio emozionale è una malattia dei cristiani, perché i cristiani non possono far altro che rincuorarsi a vicenda che queste cose esistono. E purtroppo cosa succede? Purtroppo succede che gli imbecilli vengono invece sottomessi da queste cose, ci credono. Sono talmente vogliosi di avere una Madonna davanti alla quale mettersi in ginocchio, un Dio padrone, un pazzo di Nazareth davanti al quale mettersi in ginocchio, sono talmente vogliosi di tutto questo che sono pronti a credere a qualsiasi cosa. Ma è la loro distruzione, c'è cioè la distruzione della loro capacità di usare volontà ed intento per costruire se stessi. Vabbè, della colpa di nascere donna, martedì 4 maggio 1999. Ah, i telefoni sono due, c'è anche il 700-838. Tanto sul 700-700, sempre il solito imbecille che continua a rompere le palle, ma è una costante sistematica di questa trasmissione. La colpa di nascere donna, dalla Repubblica del 4 maggio 1999. Schiave del 2000, Sagaya Lakshmi e Mehena sono tre giovani donne indiane, non hanno ancora 30 anni, vivono nella bidonville di Bombay. Sono state torturate dai loro mariti con vistose bruciature su tutto il corpo. Cioè le religioni rivelate, da quando sono diventate potere, il potere le ha rigenerate, cioè ha rigenerato se stesso attraverso la religione rivelata. Ha imposto anche a condizioni o a concezioni diverse della vita di sottomettersi a quelle che sono le religioni rivelate. Per cui facendo questo non ha fatto altro che distruggere qualsiasi altra concezione della vita che sia diversa da quella che è la religione rivelata. Va bene, poi fai pure. Passiamo un'altra cosa. Passiamo a un'altra cosetta. Il Papa in Romania. A proposito, vi ricordo sempre che c'ho sempre il solito imbecille testa di cazzo sotto telefono, per cui se volete telefonare al 7700 838 a 049 700 838 è sempre libero.
Il velo dell'Islam minaccia la democrazia in Turchia, no? Una parlamentare si è presentata con il capo coperto. Il velo dell'Islam minaccia la democrazia. La sconfitta elettorale del partito filo-islamico della Virtù alle elezioni del 7 aprile scorso aveva fatto pensare che la minaccia fondamentalista fosse uscita. E invece si stanno presentando in maniera sempre più forte e sempre più violenta. E naturalmente c'è uno scontro in Turchia per imporre la legge islamica a livello statale. È uno scontro che sarà sempre più forte e sempre più violento, perché purtroppo la costruzione di quello che è il laicismo di uno Stato, il laicismo di una società, sarà sempre, sempre, sempre più difficoltoso. Perché questo? Perché la violenza delle religioni rivelate è la violenza degli assassini, è la violenza di chi costruisce campi di sterminio, è la violenza di chi alza roghi, è la violenza di chi fa le guerre di religione, è la violenza di chi dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, esattamente come il macellaio di Sodoma e Gomorra o quel povero pazzo di Nazareth. Purtroppo viene imposto ai bambini, perché la religione cristiana, la religione cattolica, può solo imporre se stessa ai bambini, mettere in ginocchio bambini, stuprare bambini, l'unica cosa che è in grado di fare. Sono talmente vigliacchi i cristiani che non hanno nessuna capacità di guardare in faccia la vita. Bene, geloso stermina la famiglia. E questo qua è un miracolo di Padre Pio. Uccide la moglie e figlie dopo il pellegrinaggio. La Repubblica 040599. Allora, sto personaggio con la famiglia è andato da Padre Pio, ha insegnato alla moglie a mettersi in ginocchio, ai figli a mettersi in ginocchio. Dopodiché, quando ha avuto il sentore che non si mettevano prettamente in ginocchio, ha pensato di ammazzarli tutti. Perché? Perché lui è immagine e somiglianza del Dio padrone. Essendo ad immagine e somiglianza del Dio padrone, li ha ammazzati tutti. Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Ah, c'è sempre quel testa di cazzo qua sotto al telefono, eh? Per cui ricordatevi che il 700 e l'838 è libero. 049 700 838. Dopodiché questo personaggio passa anche da un telefono all'altro per bloccare le telefonate. Però se non telefonate è meglio, eh? Wojtyla a Bucarest. Wojtyla a Bucarest. Vi ricordate? Sì, pronto? Ciao, Paolo. Ciao. Là là. Comunque bella gente questa. Questo qua è sempre qua Gran che sta. bella gente. Comunque, mi si manda in onda o si mette Senti, sulla telefonata? vedi se sei cazzo. Gran bella gente. E l'unica cosa che sono in grado di fare, l'unica cosa che sono in grado di fare è sciacallare la vita. Claudio, buttala in vasca, che è la miglior cosa, perché questa gente qui merita solo merda. Ciao e ti abbraccio. Ciao, ciao Giampaolo, ciao, grazie. Allora, lì in effetti è... È molto semplice il fatto, il potere. Pronto? Bruto sono i miei. Dimmi. Mi chiamo Antonio, vi saluto. Ciao. Buon dì. E mi prima che aveva manca Franco di se vera se Dio e di ieri insieme con lui. Niente, mi vuoi dire una roba. E allora come si spiega che, cioè, mi sono di ascoltare un po', secondo ci parla poco, Sì. perché mi trovo qua a strada così, ero sui posti dove non ti sentiva. Dunque, va un po' con calma. Mi sono di ascoltare quello che ti dici, no? Ad esempio ti ho detto l'uomo che cacò qua a sua moglie, ho letto anche il mio giornale riguardo a quello, che usia come si come è aveva. Come si puoi spiegare sempre nei termini tuoi, ad esempio, un famoso maso, quello da Verona, che con due suoi amici ha cacò qua suo padre e sua mamma? Cioè nel settore religioso, tutte che robe là, come si vedi di sta roba qua? Non c'entra niente religioso. Dio Come no? padrone, che roba, Dimmi. non era mia sua moglie, era suo padre e sua mamma, cioè, non Sì, capivo. c'è entrato. Adesso devo dire, vabbè, Claudio, adesso no, tiri tutto partì, cioè nel senso, non ti puoi fare pesare Dio padrone e tutti quanti colpa. Invece di problemi, gente da via qua a testa, che tante storie, non so, poi Sì. adesso ci parli tutti quanti su un livello,
Dio padrone, mi so paron qua, mi paron là. C'è tante situazioni, non ti puoi fare tutte quante, metterle tutte su una linea, come che ti dici, sì, che ti capisco. Perché bisogna andare a individuare i motivi, non so, poi metterli come il discorso di ieri infatti prima, ti capisco. Non so se mi so spiegare. Ecco, come se che devi di coinvolgere due tuoi amici. Ecco, pare sommare. Te lo dico per radio. Comunque metto tu dai, amico. D'accordo. Ciao. Il problema dei boccia che va a occupare il Palma è l'incapacità delle persone, il fatto che le persone non hanno la capacità di costruire il futuro. Cioè, sti qua di Verona, non so, credo sia l'episodio De Maso, che te ricordi, una roba del genere, no? E se andava a copare, sommare del figlio, perché così il figlio poteva comprarsi a Ferrari, poteva venire in possesso della casa, dei campi, che valeva milioni. Cioè, è il vuoto che viene costruito dentro l'individuo, quando l'individuo viene sottomesso al macellaio di Sodoma e Gomorra. È ovvio che dici tu, che c'è tanti casi, i casi c'è tantissimi, però ricordi sempre che in questo sistema sociale che noi altri vivemmo, è retto dal cattolicesimo. Cioè, tutti i principi, al bambino non si insegna a memoria la Costituzione della Repubblica Italiana, non si insegna a memoria il codice penale o il codice di procedura penale, gli si insegna a memoria a pregare, a sottomettersi, a quanto Zebeo è bravo Dio, a quanto Zebeo è bravo sto pazzo. Cioè, nel senso che se che dice, tu sei creato ad immagine e somiglianza di Dio, tu non puoi costruire te stesso. Cioè, se si insegnasse al figlio, guarda, adesso te hai 10 anni, ma domani che ne avrai 12, dopo te ne 13, dopo te puoi costruire te stesso, te puoi costruire la vita, te puoi risparmiare e investire, te puoi avere i soldi per fare queste cose. Cioè, anziché insegnare le trasformazioni che avvengono nella vita, si insegna che lui è a immagine e somiglianza di Dio. A sto punto, in questo sistema sociale, con altre sollecitazioni che arriva avanti, bisogna avere gli schemi, bisogna appropriarsi delle cose, bisogna avere quello che manca e quello che si ritiene che può soddisfare i nostri bisogni. Ma i nostri bisogni non è più quelli di costruire la vita, ma è quello di distruggere se stessi, quello di accontentarsi di quel che è adesso. Per accontentarsi di quel che è adesso succede tante robe. Ovvio che non tutti rispondono nello stesso modo, ma c'è un elemento di base che porta le persone a essere incapaci di costruire la vita e nello stesso tempo a ricorrere a queste cose. Sì, pronto? Ciao. E ti, mi vorrei sapere chi che te è che ti protegge per parlare così, perché se sta Piero, Paolo e tutti qui che ti mai dici ti, mi vorrei sapere ti da chi ti sei protetto da fare questi discorsi qua, mi piacerebbe proprio te ne spiegassi. Te lo dico? Sono una testona, non capisco niente, ciao. D'accordo, ciao. Allora, chi è che mi protegge a me per fare questi discorsi? Allora, intanto ci sono tutte le donne che sono state messe sui roghi. Poi c'è stato Giordano Bruno, ci sono state le lotte sociali, ci sono stati i sopravvissuti dei campi di sterminio, ci sono state tutte quelle persone che hanno chiesto libertà dal 400 fino ad oggi. Tutte queste persone sono vissute perché io esistessi. 200 milioni di schiavi dall'Africa sono stati ammazzati, torturati, portati a fare schiavi in America solo e hanno combattuto, hanno tentato di esistere, cioè, solo perché io esistessi, solo perché io da questi microfoni continuassi a sviluppare il pensiero di libertà. Io sono il prodotto di tutto quello che è su tutto il respiro di libertà che ha attraversato la storia. Se io non facessi questo, tradirei quel respiro di libertà. Sì? Ciao. Migliore risposta non potevi dare, è un qualcosa di sublime, quello che hai detto è musica veramente, e questo dovrebbe smascherare anche la merda cattolica. Ti saluto Claudio, grazie. Ciao a te, grazie a te. E questo io lo faccio e non posso fare a meno di fare questo, per cui mi troverai sempre nel tentativo di fare queste cose. Sì, probabilmente un giorno queste cose non potrò più farle. Sicuramente potrà succedere qualcos'altro, ma io continuerò sempre a fare. Sì? Pronto? Bene, andando avanti ancora. Wojtyla Bucarest sognando la Russia, ve la ricordate la guerra iconoclasta? Cioè, sono dal 1054 o 1094, non mi ricordo più esattamente la data.
si sono ammazzati. Ve l'ho letto a proposito nel Gesù di Nazaret e l'infamia umana, c'è un pezzo che parla a proposito di questo. Si sono ammazzati, sgozzati, hanno fatto i concili dove un concilio condannava quelli che volevano le immagini, un altro concilio invece condannava quelli che condannavano le immagini. Sì? Sì, parla? Sono Mauro, chiamo da Treviso. Dimmi. Io sono un cattolico sinceramente, ma mi sentirmi dare da te del vigliacco per radio non è che mi vada tanto, anche perché io non ti conosco, non sono un vigliacco, non so. Benissimo, è una tua scelta. No, è una tua scelta. Scelta tua quella di essere vigliacco, allora, a dire qualcosa se, dalla allora, radio, nel nostro ordinamento, guarda, io nel nostro ordinamento giuridico, nel nostro ordinamento giuridico c'è il concetto di partecipazione morale. Chiunque aderisce a un sistema di pensiero è responsabile di tutto quel tutto ciò che quel sistema di pensiero propina. Ora, siccome i cattolici hanno al loro centro il macellaio di Sodoma e Gomorra, sono responsabili di strage e di genocidio. Questo è il sistema giuridico. Io parto dal principio che tu di persone, giusto? Fai no, un ragionamento imperniato no. Sulla persona. Tu non ideologie, conosci, non persone. Io sono di religione cattolica. E tu mi dai del vigliacco, per quale motivo? Non ho capito. Perché quando sei un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, perché metti in ginocchio bambini, perché battezzi i bambini, perché non hai la capacità di usare la tua religione per costruire libertà, ma devi sottomettere io per forza. Non solo non sottometti i bambini, ma sono come un educatore, ho lavorato il battesimo che cos'è? Con i bambini. Ho fatto il battesimo che cos'è? Il battesimo che cos'è? Non diciamo cazzate! Il battesimo che cos'è? Ma non è forse una sottomissione del bambino? Lavorato che cos'è questo? Hai il diritto di stuprare, il diritto di costruire campi di sterminio? Tu che cosa fai? Questo non ha importanza, io combatto chi cerca di mettere in ginocchio chi non si può difendere. Vabbè, allora se questo e questo è un atto di vigliaccheria. Quando è più forte, mette in ginocchio il più debole, è un atto di vigliaccheria. Quando è più forte, alza i roghi per bruciare chi non può difendersi, è un atto di vigliaccheria. Tutti quelli che aderiscono a questo sistema di pensiero sono dei vigliacchi. Sono i signori che oltre a fare i roghi impalavano e ne facevano di tutti i colori, e su questo hai perfettamente ragione. Però ti ripeto, non puoi condannare io condanno chi adora il macellaio Sodoma e Gomorra, condanno chi adora il pazzo di Nazareth, condanno chi usa la truffa per mettere in ginocchio bambini. Ma questo è un atto di vigliaccheria dal mio punto di vista. Dopodiché ho una tonnellata di materiale per dimostrarti questo. La Corte di Cassazione ha detto che i cattolici devono rispettare le altre religioni e se combattono le altre religioni devono dimostrare quanto dicono. Appunto, quello che io dico io posso dimostrarlo a tonnellate. Ma a tonnellate. E sono nessuno, 1600 anni di storia che lo dimostrano. Io sono una persona, non sono i cattolici. No, no. Sono una persona un cattolica. Un cristiano, un cattolico nessuno. Non è una persona, è un'ideologia. No, se permetti, il cattolico è l'essere cristiano è non è un'ideologia, un'ideologia come una no? È un'ideologia di morte, è una religione. È un'ideologia che distrugge il sistema sociale. Ma scusa, secondo te che differenza c'è tra religione e ideologia? Per me è abissale. No, perché la persona si sottomette a qualcosa. Rinuncia a se stessa per prendere una verità. Un certo crisma di vita. Certo, ma infatti questo è questo sistema di vita che è da vigliacchi. E questo è il punto. Cioè questo guarda, sistema intanto di vita che tu esalti è da vigliacchi. È da vigliacchi perché, scusa? Perché è una rinuncia a favorire il sistema sociale per mettere in ginocchio chi non si può difendere. Io aiuto chi non si può difendere, non metto in ginocchio, io aiuto chi non si no, può difendere. No, non è vero. Tu quando costruisci io spendo miseria. Parte della quando mia il giornata, macellaio di Sodoma e Gomorra, parte della mia giornata ad aiutare chi è in situazioni di difficoltà quando e non lo faccio in nome di Dio, lo no faccio in nome mio. No, perché lo fai per distruggerlo. Come persona ad aiutare. Lo fai per distruggerlo. Perché prima per di aiutarlo devi costruire la miseria. Accidenti, allora è vero, dovrò lasciar perdere tutto, allora evidentemente hai ragione tu. Indubbiamente. Bisogna lasciare i poveracci dove sono. No, bisogna costruire la miseria. Questo è importante, e bisogna togliere le cause, non fare la carità. Fare la carità è da vigliacchi, no, togliere le cause da uomini. Non sto parlando di fare la carità, assolutamente, sto parlando di tutte quelle milioni di persone che si ingegnano. Che sono state messe in miseria, prossimo. È stata distrutta l'Africa, è stata distrutta l'economia africana, è stata distrutta l'economia asiatica, è stata distrutta l'economia americana latina, sono stati sterminati i popoli interi per queste costruire la miseria e adesso si non dalla religione cattolica, o meno, forse anche aiutate dalla religione cattolica, ma soprattutto dalla modello capitalista. Abbiamo miliardi di morti, per piacere, solo in America abbiamo portato 250 milioni di schiavi neri
africani, distruggendo tutte le economie, tutte le relazioni col mondo, per permettere ai missionari di fare i porci, perché questo è stato il motivo. Sinceramente i negri sono stati portati per permettere ai capitalisti americani di farli lavorare. Sono cattolici, la mentalità è cattolica, quella del Dio padrone, io sono il Dio padrone è quello che gli ha detto loro, noi siamo i padroni. Questa è la mentalità da vigliacchi che è il fondamento delle istituzioni. Non è il capitalista americano, è il cattolico che fa questo, è il cristiano che fa questo. La religione cattolica non si è mai posta con Dio che dice io sono il padrone. Dio, il Dio biblico dice al cattolico non lasciare che strega viva, e hanno fatto dai 6 ai 10 milioni di donne bruciate vive. Se questo non è un atto di vigliaccheria, che cos'è? Ti ripeto, è vigliaccheria. Un'analisi al di fuori di tutti i periodi storici, perché no. Certamente è facile condannare, no. Anzi, sicuramente è condannabile, però l'analisi non è fuori dai periodi storici, l'analisi è ideologica. Tu puoi fare un'analisi di periodi storici. Fammi l'analisi ideologica anche dei vari signorotti medievali. Fammi l'analisi dei comunisti. Sono cattolici. Fammi l'analisi ideologica dei democristiani degli anni 50. Sono cattolici. Devi fare un'analisi di tutti. Ne resta ben poco se ragioni in questi termini, sai. Perché ognuno ha le sue colpe. Questo condivido con te. Che resti ben poco ragionando in questi termini, sono d'accordo con te. Su questo sì. Infatti comunque, io sono qui grazie a milioni di persone che sono state stuprate proprio dal cristianesimo, ma dal macellaio di Sodoma e Gomorra, dal pazzo di Nazareth e tutti quelli che identificandosi con questi hanno costruito la miseria e alimentano la miseria, perché la miseria continua ad esistere, così loro sono soddisfatti. Ma vabbè, tieni pure le tue ragioni, io tengo le mie, insomma. Ovvio, d'accordo. Arrivederci. Arrivederci. No, allora, c'è questa cosa da dire comunque. Esistono tantissimi cattolici cristiani che sono convinti di fare del bene, cioè nel senso sono convinti di aiutare delle persone. Sono convinti che quello che fanno sia prezioso per le persone. Un attimo, solo dopo rispondere alle telefonate, portate un attimo di pazienza. Però la convinzione non è che gli permette a loro di essere ciò che loro esprimono. Ma la loro convinzione è negativa rispetto alla vita, perché loro non rimuovono le cause, ma mantengono costanti le cause per poter fare la carità. Pronto? Io volevo soltanto fare una piccola precisazione dalla parte lì. Io Radio Gamma 5 l'ho sempre conosciuta come una radio aperta al pubblico, no? Dove ognuno poteva così riversare le proprie idee, giusto o sbagliate che fossero. Secondo me c'è una grande caduta di tono in questa radio, perché sentendo parlare la sua persona, non so come si chiami lei, non lascia assolutamente spazio a un interlocutore che comunque, se la chiama, non ha il potere che ha lei dietro quel microfono, quindi può zittire chiunque. Questa è la prima analisi. La seconda analisi, non credo che sia giusto dal suo punto di vista condannare altre fonti comunque che siano di religiosità oppure di ideali, perché proprio nel comunismo e nel socialismo c'è una parola che si chiama non tolleranza, perché già il tollerare è una brutta parola, ma comunque è socializzare, cioè socializzare vuol dire apportare a sé tutte le ragioni di un'altra persona. Questa è socializzazione, cioè rispettare le idee altrui, non urlando oppure dicendo macellaio di Sodoma e Gomorra oppure il disgraziato di Nazare, il pazzo di Nazare. Sono secondo me degli epiteti, degli improperi. Senti amico mio, tu, no scusami, no, io adesso ti metto giù, no io adesso ti metto giù. Che sei proprio il classico tipo, no? No, io adesso ti metto giù, scusa questo è una grande... Allora, scusa, se tu non sai la differenza fra un insulto è una affermazione concettuale, che stiamo parlando da 130 trasmissioni, tu vai a pigliartela dove che va bene, perché tu non ti permetti a me a dirmi che io sto insultando qualcuno. Chiaro? Pronto? Sono Marco. Ciao Marco. Posso dire una impressione solo nella discussione che hai avuto non con questo signore ma con il precedente? È che io non entro nel merito delle vostre due, difendete due posizioni, no? Ma quello che mi lascia veramente... come si può dire, quasi incredulo, è quando tu ti riferivi per esempio a un passo della Bibbia, no? Non lasciare che strega viva, dietro a questo ne hanno fatti milioni di morti e
e sto ragazzo, sto signore che parlava dall'altra parte diceva, beh, su questo ti do ragione, oppure vabbè, insomma, qua ci è andata male, abbiamo sbagliato. Ma io mi dico, ma quando fanno una riflessione del genere, come fanno poi a restare, anche a mantenere ancora vive quelle idee che hanno, che dalla loro religione hanno tratto, non so, la moralità più giusta, hanno tratto gli insegnamenti più validi, hanno il massimo rispetto per il loro fondatore, e poi dicono, vabbè, insomma, ci sono scappati 10 milioni di streghe bruciate, o di, guarda che non erano solo streghe, sai, erano ebrei, omosessuali, zingari, hanno fatto di tutto. Guarda, ammettere all'interno della propria esperienza religiosa, perché la storia della religione cattolica, io credo avrà più dei guai da riparare che delle... Va bene, hanno fatto delle cose buone secondo loro. Io dico nel senso che bisogna dare... Quando tu hai uno dall'altra parte che ragiona in un altro modo diverso dal tuo, è per questo che la gente rimane, ma... Perché tu assolutamente non riconosci niente di quello che loro dicono, beh, per noi questo moralmente lo abbiamo fatto esatto. È il discorso, non è qua il problema. È quello che hanno fatto di moralmente... infernale, dico io, che loro non si ravvedono, cioè loro non si rendono, fare 10 milioni di morti o fare campi di sterminio dietro, non so, l'odio agli ebrei o tutto quello che hanno fatto, che tra l'altro hanno cavalcato parecchio anche il capitalismo, si sono dati una mano, ancora adesso la religione è a favore del capitalismo. Scusa Marco, dimmi, posso interromperti un attimo? Dimmi. Quando ti dici che io non gli lascio parlare o io sono duro nei loro confronti, sì, tu prova a prenderti la lingua e chiuderla in una morsa di ferro, no? Lo so, e tenerla potrei... là per dei giorni. Sì. Cioè, ma... quello che io dico è quello che non pote dire Giordano Bruno, è la lingua strappata del Vanini. Lo so. Sono le torture che tutti loro hanno subito. Sì. Ma perché vedi, tu non hai nessun retaggio dietro, no, di costruzione religiosa che per esempio arriva addirittura a dire che uccidere una persona che per esempio odia la fede o parla male contro Dio eccetera, tu hai della, è una cosa giusta per loro in un certo senso, capisci? Tu hai delle persone che ti telefonano, che probabilmente esprimono un odio nei tuoi confronti, magari secondo loro anche giustificato perché dicono che tu sei, non so, fuori di ogni carità cristiana, che loro ti darebbero fuoco veramente, ti ucciderebbero se potessero, io sono convinto, ti farebbero la pelle e sono convinti moralmente di fare una cosa giusta. E ti assicuro che non farò mai niente per fargli cambiare idea. Guarda che io ho fatto i miei passi, ora ho fatto anche i miei sbagli, ma io ero terrorizzato a volte da certi attacchi, avevo veramente paura e ho ancora paura, te lo giuro, ho ancora paura. Perché ci sono persone che quando si prendono un odio, no, e si definiscono cattolici, contro un'altra persona che secondo loro ha deviato dalla fede o ha rinnegato la fede o ha fatto quello che ha voluto, che tra l'altro è un diritto sacrosanto della persona umana di cambiare anche opinione, è un diritto sacrosanto di cambiare anche un'idea. Nella fede non esistono più nessun tipo di diritto, tu o credi o sei una persona da bruciare e loro ti scaricano addosso un odio che è impensabile, che in persone che hanno un fondatore della loro religione che ha insegnato a loro a dire amate i vostri nemici, queste cose loro non riescono neanche a leggerle. Probabilmente perché le leggono e passano via dritti. Ah sì, ma indubbiamente. No, loro questa cosa, loro credono di interpretare il cristianesimo o il messaggio del loro creatore e che poi fanno veramente una brutta figura. Non sono dei cristiani, chissà cosa sono queste persone. Io lo dico, mi sono tirato fuori da questa, per me è diventata una setta la religione cattolica. Perché non può dire ragione, abbiamo, il Papa non può dire abbiamo sbagliato. Non esiste questa cosa nella religione. Quando il vostro fondatore ha detto non dovete, ma dovete amare i vostri, non dovete far del male, ha detto dovete, se è vero, cioè stiamo al loro gioco. Loro dicono che il loro fondatore ha detto che debbono amare i loro nemici. Tu osserva nella storia della Chiesa, per restare quella che è stata come istituzione, come organismo, come quello che vuoi, ha fatto fuori tutti i suoi nemici e li e ha insegnato a odiare i nemici, perché i nemici sono quelli che deviano dalla vera fede e qua siamo al massimo dell'umorismo. E allora voglio dire, è difficile che tra tu e un'altra persona che è cattolico ci possa essere un dialogo, è impossibile, perché secondo me anche il cattolico all'interno stesso della propria esperienza religiosa o di quello che è l'insegnamento del suo maestro
ne ha fatta una di cotte e crude. Loro stessi, se prima loro non mettono a posto queste cose, secondo me, e questo è l'unico rimprovero che faccio a loro, se non mettono loro a posto queste cose e non si fanno veramente loro ammazzare, perché a un certo punto è questa, sai, il loro fondatore si è fatto ammazzare, se vogliamo stare a quello che è scritto nel Vangelo. Loro non si faranno mai ammazzare, ti fanno fuori, e allora non si possono definire cattolici o cristiani. Questo è il discorso. Cioè, io voglio vedere anche fisicamente che loro vivono il Vangelo. Fatevi ammazzare se avete dei nemici, provate, fatevi ammazzare. Invece quando vi attaccano e vi dicono guardate che la vostra religione o il vostro eccetera, non so, ha fatto, non so, più danni o moralmente ha seminato odi eccetera, no, loro quando li tocchi su quel campo ti fanno fuori, c'è niente da fare, non si ragiona con loro. Vabbè. Ecco, tutto qua, guarda, ho espresso, comunque quando lui ha detto, il ragazzo di prima, beh guarda, vabbè, qua ti do ragione, abbiamo ucciso 10 milioni di persone, insomma qua ti do ragione perché non abbiamo fatto una cosa giusta, secondo me mi ha lasciato veramente di sasso, perché se danno un giudizio così superficiale a una cosa che è di una gravità spaventosa, allora vuol dire che loro sanno che le persone che hanno deviato dalla loro fede sono persone che stanno bene ammazzate, e questo che mi fa veramente paura è che questa mentalità loro l'hanno portata qui fino adesso, nel 2000, pari uguale identica, non l'hanno cambiata di una virgola. Vabbè, Marco, ciao, dai. Ti saluto. Ciao, grazie. Ciao. Pronto? Scusa Claudio. Dimmi. In sintesi, scusate, abbiamo sbagliato bersaglio. È quello che sta succedendo adesso. I cattolici stanno bombardando in Serbia scusandosi dei bersagli sbagliati. È così o non è così? Beh, sai, io evito di parlare della guerra nei limiti della mia trasmissione. Obiettivamente, no, ma dico, faccio un esempio banale, scusate, abbiamo sbagliato, ma intanto ti ammazzano. È quello che hanno fatto da Giordano Bruno, eccetera. Ciao, grazie. Ultimissima telefonata, pronto? I comuni. Ah, madonna, solito rompiscatole. Allora chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ci riscoltiamo alle ore 19, leggerò ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Per quanto riguarda l'ultimo, vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, scusate, casella postale 53 Marostica Vicenza. Per quanto riguarda l'ultimo radioascoltatore, il problema è questo, che questo qua viene da me a chiedermi di essere tollerante in una società civile e permette che i bambini vengano stuprati. Voglio vedere se questo radioascoltatore che pensava di essere così tranquillo, che diceva che io insultavo il macellaio di Sodoma e Gomorra, io lo insulto, io lo definisco, non lo insulto, io non insulto nessuno, o il pazzo di Nazareth, io non lo insulto, io lo definisco, chiaro, e ho già dimostrato in tantissime trasmissioni che è una definizione e non è un insulto. Se questo radioascoltore, coraggio di andare da Wojtyla a dirgli tu non devi stuprare bambini, questo io voglio vedere, non venire qua da Claudio Simeoni che ha i telefoni aperti a dirgli tu devi essere rispettoso davanti a chi? Davanti a chi stupra bambini? Davanti a chi ordina i genocidi? Davanti a chi ordina i massacri? No, io sono rispettoso della Costituzione della Repubblica Italiana, sono rispettoso delle leggi, non della vigliaccheria. Bene, vi do appuntamento per le 19, grazie per avermi ascoltato, vi leggerò ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. E grazie ancora e a risentirci alle ore 19.